Ehi, hey, Pips, welcome back per un altro po' di Baldur's Gate. Guardate com'è fiero il nostro maghetto con il suo fantastico cappello nuovo. È veramente spettacolare. Tra l'altro c'ha una pieghetta che ricorda un pochino il cappello di da questo lato qui di Harry Potter. Vagamente, vagamente. Sembra che c'è la faccina con gli occhietti. Come al solito, se vi piacciono gli RPG, comunque siete nel posto giusto. Dobbiamo andare avanti. Allora, io prima di appicciare la registrazione ho fatto un paio di valutazioni qua. Ho provato a entrare, a usare le torce, a usare luce, a usare luce diurna. Chi più ne ha più ne metta. Questa roba fa danno progressivo e ci scaga la vita in un secondo. Quindi non ci possiamo entrare, cioè è evidente. Almeno non con metodi convenzionali. Quindi ho cercato una soluzione alternativa. La soluzione alternativa potrebbe essere di andare a vedere, non questa perché uccidere quella dolcichierica non voglio farlo, ma questa missione, esplorare l'ultima luce, che potrebbe darci qualche insight a riguardo. Che potrebbe trattarsi di, non saprei onestamente per la precisione cosa, però ho detto, visto che c'è una singola missione che ci manca qua in zona, diamo un'occhiata, vediamo che succede. Quindi procederei con questa e poi vediamo se è il caso di capire qualcos'altro. Perché magari c'è qualcuno con cui parlare. Cosa. Vediamo un po' cosa vuole sta missione, però. Trovare e ottenere. Forgiare il cuore, l'oscura pulsione. No, aspetta, qua siamo nelle terre maledette dall'ombra. Eccolo qua. Centinaia di anni fa ci fosse una fiorente resistenza selunita che si ribella al controllo Sheridan nella regione. Dovremmo indagare ulteriormente la locanda dell'ultima luce. Non erano questi qua dentro i seluniti? Aspetta che prendo l'oscura pulsione. Era qua dentro. No, 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 qua, mannaggia. Qua dentro erano. I pugni qua, il braccio pugno, questi qua. Vedi, eccolo. Così non c'è già se abbassare, non morire. Ok. Ce l'eravamo persi sto pezzo qua. Ho intenzione di trovarne uno. Quindi mo parliamo un attimo con lei e vediamo. Per cui ecco, il mio sentore era corretto, era che queste faccende qua fossero collegate, perché giustamente lì dentro prendevamo danno. L'unica quest che mancava era quella lì. Carla, che pazza, si mette a ballare. Vediamo l'ombra del regno tenebroso. Che poi è vero, lui parlava di cose oscure già l'altra volta quando ci avevamo parlato. Vediamo che dice lei, va. Oh madre, ma è un uomo. Ah no, è una donna, ok, dico cacchio. Sto misgenderando la gente, aiuto. We believe the cultists have taken Duke Ravenguard to Moonrise Towers. I don't suppose you've found a way in. Isabel cleared this place, and he just appeared. We think he's staying at the inn when the curse fell, which means he's been trapped inside for a century. It beggars belief he's alive at all. Hopefully, he'll come round. Per un secolo, tell us something useful ma about nel vero getting senso to the della parola? Shadows. Right now, he seems to have little more to him Non than a credo. refrain from some song or other. Cleric of Saluna. She's got a room upstairs if you want to meet her. Beh, lei tanto Just c'è. don't Beh, interrupt her while vorrei she's... parlargli, vediamo Wouldn't we un all? I'm not even sure he's fully conscious, but unfortunately, the po'. Mi council dice sent a tutte cagate caravan adesso, inutili to the city fillers. E quindi dobbiamo parlare col tipo e vedere un attimo quello Still che riusciamo watch, a she's fare. holding strong.
Sentinelle d'acciaio. È evidente che con lei ci avremmo dovuto parlare prima di fare tutto quel combattimento, perché sembra che non sia scriptata per essere a conoscenza del casino che c'è stato appena fuori dalla sua stanza. Vediamo un po'. Lord Gortash is the man responsible for the creation of the Steel Watch. It's no wonder he earned the title. The Steel Watch are the future of warfare. Gondian automatons that can be sent into battle without risking their lives. Mi viene da pensare una cosa, dico, ma adesso la gimmick del gioco per entrare nell'ombra quale sarà? Ficcare il tizio malato dentro, lo mettiamo dentro la cosa, dentro la lanterna e andiamo con lui. Cosa ci dobbiamo inventare? Lo rimpiccioliamo e lo ficchiamo nella lanterna al posto della fatina. Don't count on me and assume no aid is coming. Work with Jahira. That Harper's mind is as sharp as her blade. Follow her guidance. Farewell. We'll meet again, God's willing. Farewell, farewell. Bene, allora dobbiamo parlare con questo tipo qua. Adesso voglio fare qualche ipotesi, regà. Voglio fare qualche ipotesi. Però voglio fare con voi che non lo avete giocato tutto. Perché se voi l'avete già giocato, già lo sapete. Quello che succederà, non c'è gusto. Dico, ma ovviamente non penso che lo ficcheremo dentro la lanterna lunare. Per quanto la lanterna ce l'ha lasciata, quindi potenzialmente potrebbe succedere qualcosa di quel tipo. Tipo che ci ficchiamo la sua anima dentro, magari. Perché lui, non lo so. O forse lui, col fatto che è sopravvissuto alla maledizione, è legato ad essa. E quindi magari ucciderlo toglie completamente la... O curarlo toglie completamente la maledizione. Che cazzo ne so. Qualcosa sarà relativo a questo. Però secondo me c'ha a che fare con la lanterna. Dovremmo fare qualcosa con la lanterna. La cosa dell'anima potrebbe essere una cosa effettivamente valida. Perché make sense. Cioè abbiamo quella lanterna lì che se no non ci facciamo nulla. Quindi magari lui spirerà. Riusciremo a incanalare la sua energia. Che ne so io. Vediamo un po'. Monsters snuffling. Che stile che c'ha sto uomo, incredibile. C'è sto lucertolone più che sto. No, not till I met R anyway. It seems to be all he remembers. Thank you. The cultists are among us and you want to chat. Dobbiamo un po' chiacchierare con tutti, quindi qua, e capire la situazione. Heard you're meant to be heading toward the towers. Not sure I'd call it that myself. This fellow's in no condition to help anyone. Vediamo se c'è da qualche info. Bellissima armatura, tra l'altro, caro collega. Bellissima armatura. Sentiamo pugno Ubri e poi andiamo un attimo fuori a parlare con tutti quanti, vediamo. But the rest of us are loyal to Duke Gravengard, loyal to Baldur's Gate, I swear it. Molto fighe queste armature, devo dire. Sentiamo, aspetta un po'. Pugno Rahir. Marcus for years. To think that he would turn on us. Ma guarda che riccioletti fatti bene. Cioè, raga, questo è un RPG, Cioè, un RPG isometrico che fino a 10 anni fa i personaggi avevano i piedi a forma di pizza. Erano dei cartoni della pizza, letteralmente. Adesso guardate che roba. Cioè, io fatico a crederci che in 10 anni siamo arrivati a... Che poi non è vero, perché Dragon Age Origins c'aveva un'ottima grafica. Però un po' prima erano veramente... C'avevano i pizza fitti i personaggi. E oggi siamo a sti livelli qua. I livelli che... Guardate che micetto. Bello animato, fatto bene, spettacolare. Forse Jahira ci può dare un po' di qualche cosa extra. Però no, ci abbiamo già parlato la settimana scorsa con lei. Agreed. We must end the threat at Moonrise all together. With your help, we stand every chance of doing just that. Discover Gedric's secret.
Già ci ha dato un'altra cosa, vediamo un po'. Ok, 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 fatto, fatto. Volevo chiederti una cosa. Questa mi sembra una cosa interessante. Crusty balladmonger, I expect. They have me slaying gods or laying with them, depending on the bard. There are as many versions of a tale as there are people to tell it. Let that satisfy you. And anyway, the heroics of old have done seemingly... We fight, we die, and we just hope that when our time comes there is someone else to take our place. Pensate che figata, tra l'altro, sta cosa, no? Di una volta, che una volta non c'era l'informazione che c'era oggi, e quindi le informazioni erano tutte avvolte da... dal passaparola, dalle canzoni, le ballate, eccetera. Quindi, come ha detto lei, no? Ci stanno tante storie, tante cose, eccetera. Scegli tu quella che più ti aggrada, eh. Cioè, potevi fare tutte queste cose fighissime e lasciar pensare alla gente cose incredibili. Oggi ovviamente non è più possibile. Però è molto carino. Ed è carino quando si gioca al tabletop di D&D o altri tabletop in generale, quelli ambientati in questi periodi qua, sfruttare queste cose qua, no? Perché poi se il DM è bravo, chiaramente te lo ti premia per queste risposte, queste giocate. Molto carina come cosa. That remains to be seen. Criterion number one, make Catherick bleed. Criterion 2, survive that thing in your skull. Molto semplice come cosa. Questo ci fa anche capire quanta passione e quanta attenzione al dettaglio ci abbiano i ragazzi della Larian, no? Perché lei avrebbe potuto dare mille risposte, però ne ha data una assolutamente molto molto precisa e congeniale nello specifico al periodo storico e all'ambientazione del gioco, perché spesso ci stanno incongruenze relative a queste cose qua, no? Perché è normale, noi viviamo in un mondo completamente diverso, l'astrazione non è una cosa facile da mantenere e quindi si complicano le cose. Però qua hanno fatto proprio un lavoro, mamma mia che bravi, guarda, bravissimi. Però io devo capire come cazzo si arriva in questo dettaglio. Zitto, devo fare qualcosa qua, cosa cacchio devo fare, colleghi? Con chi posso parlare, maledizione? Perché tanto qua... Yefabro unge sta. Il mantice. Il bue pazzo l'abbiamo fatto fuori. Non lo so, ragazzi. Diventa un po' complicata la faccenda. Arpista. Perché questi sono... Skywind, questo si chiama. Che nome figo. Dentro dobbiamo parlare con qualcuno. Dobbiamo risolvere la faccenda sicuramente. Allora, ci ha aggiornato il giorno. Sembra che un centinaio di anni fa ci fosse una fiorente resistenza selunita che si ribellava. Dovremmo indagare. No, questa è sempre la solita cosa. Risvegliare. Abbiamo trovato alcuni ordini di arte. Indagare sulla casa di guarigione. Se seguiamo le sue orme potremmo saperne di più. La casa di guarigione. Ragazzi, ma la casa di guarigione sta tipo qua in mezzo al putre più putre della storia. Cioè, come cacchio ci arriviamo? A meno che ci sia una barchetta qua. Mo ci andiamo davanti, vediamo un attimo. Allora, prima cosa, andiamo un secondo qua. Tanto con lui parlare non ci possiamo parlare, c'è poco da inventarsi. Invece con il pugno Gellaharl. Ah, non ci caga proprio. Mannaggia la pupazza, raga. Perché, cioè, dobbiamo attraversare tutta questa. Non ce la faremo mai. Mai. Sto cercando di pensare a...
C'era il bombo qua che magari ci dà una mano, glielo diciamo, diciamo collega, ma come cacchio facciamo qui noi ad andare? Eccolo qua, vediamo Oliver se ci dice qualcosa. Oliver non ci caga, ragazzi. Che poi sapete che io sono capatosta, non mi voglio vedere guide né niente, perché sennò mi guardavo uno spoilerino e sgamavo subito. Però che gusto c'è a guardare lo spoilerino? Secondo me nessuno. Quindi adesso noi ce la soffriamo e troviamo una soluzione. The old way. Oh no, bastava andare pure qua. Basta, potevo passare di qua. No, ho fatto il giro lungo perché la mappa non la comprendo. Perché per l'appunto la missione in questione è tipo qua. No, più di più. Cioè qui sarà questo. Dobbiamo andare molto molto più in qua. Tipo qua in fondo. Però è pericoloso. Cioè qua dentro ti scaga in un secondo la cosa col danno che fa. Cioè non è proprio fattibile, ma neanche se ci proviamo 100.000 volte. Però lì mi pare che non ci parli nessuno. Solo che questo esplorare l'ultima luce a me se... Cioè poi questa qua è un'altra faccenda. In realtà noi dobbiamo fare risvegliare Art Gulag. Però quella faccenda lì del... secondo me dobbiamo parlare assolutamente con qualcuno. Io comunque adesso sgancio il resto del party. L'oscura pulsione la sposto in città e vado a parlare con tutti a random. No, però intanto facciamo una prova, anzi qua, vediamo un secondo. Chi potrei sganciare? Proviamo a sganciare lei che c'ha le cure. Non è che ha preso tanti danni però a sto giro. Vediamo un po'. Gilda, guarda quanta strada tocca fa però per arrivare laggiù. Secondo me qua ci arriviamo manco per sbaglio. Dovremmo passare di qua, fare un saltone che non credo riesca a fare lei, ma proviamo comunque. No, l'unica forse è passata qua sopra e poi andare verso di qua. Potrebbe essere la soluzione migliore. Vediamo. Diciamo che inizia. Inizia a fare i suoi dannuzzi la faccenda. Il tipo... Sì, guarda quanto non ce la faremo mai. Cioè, lo so già che dobbiamo caricare, eh. Cioè, considerate che dobbiamo arrivare a fare un miliardo di chilometri letteralmente con una situazione terrificante. Non ce la faremo mai. Questa cosa che mi deve mettere la modalità turni. Ma posso semmai... però lei tra l'altro sta super ferita. Turno ambientale. Vediamo se schiatta. No. No, però ci siamo ben vicini. Onward in her name.
me ce la rischiamo. Però sono curioso di vedere. Aspetta un po'. Lei mo non c'ha più la modalità a turni. E non siamo arrivati manco a metà strada. Capito come? Manco a metà strada. Allora, sì, questo qua del 10-2, che oggi è proprio sabato, come al solito, il sabatino libero che riesco a registrare. Vediamo un po', a questo punto lì in locanda se c'è qualcosa di aggiuntivo interessantole. Quindi fa proprio troppi danni, diventa insostenibile, non ce la facciamo proprio a superarla quella faccenda. Però qua, che diavolo, cioè qua non c'è niente da... Anche perché avevamo visto che la torcia non fa una minchia. Cioè proprio la torcia fa assolutamente niente. Quindi non mi viene in mente null'altro che possa essere utile alla nostra situazione. Forse possiamo parlare con cosa? Sua maestà. A me fanno morire queste cose, raga. Devo dire che la goliardia che c'era su Divinity mi manca un po', che su Divinity c'era veramente da mega ridere. Sentiamo Isobel se c'ha qualcosa per noi al riguardo, magari ci può dare una mano. On with you. Unless you want to come back to a gaggle of shadow cursed harpers. Go on then. I could say the same. But perhaps we should save the trivia till we're on the other side of this thing. Promise not to die, and we'll celebrate with our life stories. It belongs to the goddess Shah. According to the Harpers, it fell here when they defeated Kethric, the one who tried to have me kidnapped. I suppose they didn't defeat him quite hard enough. Moon and shadow, light and dark, divine sisters ever at war, and this place has become one more battlefield. Sometimes life forces us to choose sides. Luckily, sometimes the choice is obvious. Right place, right time. Cercando una soluzione, raga, sto provando a pensare a usare quei 20 neuroni che mi sono rimasti per cercare di capire come cacchio possiamo attraversare quell'ombra di merda, ma non mi viene veramente nulla in mente. Che lei non ci dà soluzioni di alcun tipo. Questi sono solo degli NPC random così. Facciamo un attimo l'accampamento, vediamo se c'è qualcosa o qualcuno che ci può dare un piccolo insight. Capirai, noi qua siamo pieni di zella. L'avvizzito non ci dà niente di utile. Cos'era sto...
Gale nemmeno ci darà nulla di utile. Non lo so, non lo so, ragazzi. Ragazzi miei, non lo so, non lo so. Niente, no, no, qua non ci serve a niente sta accampamento. Cercate di pensare, perché alla fine quel provare a entrare di prima è stato proprio fallimentare al massimo. Per cui, ripperoni, che fa? Oh? Ma è scemo. Ma si è lanciato, si è fatto due danni da solo così. Ma è tutto scemo. Qua non c'è nessuno di utile. Qua fuori non c'è... Cos'è questo? Un barile d'olio. Questo lo potremmo prendere per tenerlo. Anche perché Isobel è quella che fa sta protezione qua. Per cui in teoria... meno che la Tully non ci sa da qualche informazione aggiuntiva, ma non credo. Zaino delle provviste, cheeky. Proviamo a fare un'ultima cosa. Si sono impazziti. Il pathfinding di questi disgraziati è proprio arrivato al limite del fattibile. Gli sta scoppiando la testa. Lui sicuramente non è un morto, per cui non ci fa castare parla coi morti. Ma poi lui è full vita, per cui neanche a dire che gli dobbiamo levare cose o nulla, non... Raga, è la prima volta nel gioco in cui vi dico che non so che diavolo dobbiamo fare, onestamente. Non voglio vedere guide, non voglio sforzarmi, per cui lo faremo nella maniera più ignorante possibile, ovvero seria, camminando dentro l'oscurità. E vediamo che succede. Only feel relief if we had lost Isabel. I trust that you will. A search, then speak. We sent a... Queste già gliel'abbiamo chieste queste cose, perché non... Ciao collega. Oh yeah. Ah, questo è il gatto. Che vedevo un puntino giallo e non capivo che cos'era. A meno che al casello daziario non troviamo qualcosa di magari un peletto più valido, ma io dubito fortemente. Però vale la pena testare un attimo. Sicuramente conviene entrare con la chierica, a prescindere da qualsiasi cosa. Il castello d'aziario è più vicino, però io non credo che gli edifici ci diano protezione da questa situazione. Però vale la pena provare. Facciamo un tentativo.
e vediamo un po'. Intanto arriviamo là davanti e poi si vede il resto. E poi si vede il resto, vediamo un po'. Facciamo un salvataggino, sganciamo lei, vai, salvataggino, procediamo.